Normalmente siamo abituati a pensare al farro come una pietanza invernale consumata in una zuppa o quant'altro. Oggi invece abbiamo dovuto realizzare una ricetta molto veloce che viaggia attraverso ingredienti un po' di tutta la nostra Italia e che può essere consumata benissimo d'estate. Infatti abbiamo fatto questo farro risottato con una crema di pomodori crudi, un prosciutto crudo di Parma, un pecorino di Pienza e un olio umbro. La particolarità di questo piatto sta nel fatto che il farro viene risottato, quindi non bollito come spesso viene fatto, e alla fine viene mantecato con il pecorino di Pienza e questa crema che viene fatta con i pomodori frullati con olio a filo a freddo. Come prima cosa prepariamo un brodo vegetale ricco di verdure, dopodiché aggiungiamo una casseruola o un filo d'olio e andiamo a tostare il farro come fosse un risotto e iniziamo a bagnare con il brodo stesso. Nel frattempo, a parte, andiamo a tagliare i pomodori in pachino a metà, li inseriamo in un bicchiere di un frullatore di un mixer e iniziamo a frullare con l'olio a filo. Fatto questo, tagliamo il prosciutto crudo di Parma, lo andiamo a rosolare giusto qualche minuto in una padella senza aggiunta di grassi. Alla fine andiamo a mantecare il nostro farro con l'aggiunta della salsa di pomodoro e il pecorino di Pienza. Aggiungiamo soltanto alla fine sul piatto il prosciutto crudo di Parma un po' tostato.